La trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo, è la seconda parte in cui noi trattiamo il Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Gesù di Nazareth e dell'infamia umana parliamo soltanto esclusivamente della quarta parte, cioè la parte che riguarda la relazione fra Gesù e i farisei. Perché questo? Perché nella relazione fra Gesù e i farisei noi abbiamo le indicazioni, o parte delle indicazioni, alcune delle indicazioni, che vengono date alla Chiesa cristiana. Ciao, grazie Mario. Che vengono date alla Chiesa cristiana per agire nei confronti di chi non la pensa nello stesso modo, di chi pensa cose diverse. Bene, oggi affronteremo Marco, i farisei e la tradizione. E i farisei e la tradizione, faremo un brevissimo commento, in quanto è quasi Marco e Matteo sono quasi sovrapponibili, sono quasi uguali, e lo metteremo insieme ad Alarico che assedia Roma nel 408 e 409, prendendo dal Galla Placida di Lidia Storoni Mazzolari, edizione Burrizzoli, in cui parleremo di come i cristiani hanno agito affinché Roma venga distrutta da Alarico. Vediamo un attimino allora i farisei e la tradizione nel Vangelo ufficiale di Marco. Vi ricordo sempre che noi trattiamo i Vangeli ufficiali di Marco come oggetto in sé, cioè come se ci dicessero che Gesù era così, ma proprio era esattamente così. Non possiamo fare diversamente perché questo ha rappresentato l'orrore delle chiese cattoliche dal 400 ad oggi, cioè 1500 anni di storia, quasi 1600 anni di storia. Bene, i farisei e la tradizione. I farisei del luogo si riunirono presso di lui, come pure un certo numero di scribi venuti da Gerusalemme, e vedendo alcuni dei suoi discepoli mangiare i loro pani con le mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiavano senza essersi lavate le mani sulla punta delle dita, attaccati come solo alla tradizione degli antichi, ne mangiano quanto viene dal mercato se non sia prima esperso, e ci sono, ciao Mario, e ci sono molte altre cose cui sono attaccati per tradizione, come lavarsi i bicchieri e gli orcioli e le stoviglie di bronzo. I farisei dunque e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non osservano la tradizione degli antichi, ma prendono il cibo con mani impure? Egli rispose loro: Isaia ha ben profetizzato di voi ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Essi mi rendono un culto vano, insegnando dottrine che sono precetti umani, trascurando il comandamento di Dio. Vi attaccate alla tradizione degli uomini, ad abluzioni di orcigli e di coppe, e fate molte altre cose simili del genere. E di simil genere. Poi diceva loro: sì, veramente, voi eludete il comandamento per osservare la vostra tradizione. Infatti Mosè ha detto: onora il padre e la madre, e chiunque maledice il padre e la madre sia punito con la morte. Voi invece dite: se qualcuno dice al padre e alla madre sia corban, cioè dono, quanto tu potresti avere di utile da me, e non gli lasciate più far nulla per il padre e la madre, annullando la parola di Dio per la tradizione che vi siete trasmessa, e fate molte cose di simil genere. Richiamata la folla, disse loro: ascoltatemi tutti e intendete, non vi è nulla fuori dall'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo? Ma ciò che esce dall'uomo che contamina l'uomo, chi ha orecchi per intendere, intenda. Entrato poi in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli chiesero la spiegazione della parabola e disse loro: così dunque anche voi siete senza intelletto, non comprendete come tutto quello che entra dal di fuori dell'uomo non può contaminarlo perché gli entra nel cuore, ma nel ventre e se ne va nel cesso? Così dichiarava puri tutti i cibi, diceva ancora: ciò che esce dall'uomo, quello contamina l'uomo. Infatti dal di dentro, dal cuore degli uomini, escono i cattivi pensieri, dissolutezze, ladrocinie, assassini, adulteri, cupidigie, cattiverie, frode, impudicizia, invidia, diffamazione, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie vengono dal di dentro e contaminano l'uomo. Noi sappiamo che questa è una porcheria, è un falso.
e come figlio del Dio creatore dell'universo dichiarare un falso è egli stesso falso, perché sappiamo che l'essere umano è costruito fin dall'infanzia ed egli lo nega. E infatti quasi tutti i sistemi giuridici cattolici, tutti i sistemi giuridici cristiani impediscono ai sistemi giuridici di considerare gli elementi che costruiscono gli esseri umani del futuro, cioè impediscono ai sistemi giuridici di costruire l'uomo che dovrà venire dopo, in quanto l'uomo è perfetto, è fatto di immagine e somiglianza di Dio. Per Marco, dunque, vale quanto detto per Matteo. Il racconto sembra coincidere quasi perfettamente, salvo in due aspetti. Marco precisa la tradizione dei farisei e l'allarga a tutti i giudei. Marco, non essendo ebreo, deve precisare il tipo di tradizione a cui si riferisce. Nel riferire questo, precisa le norme igieniche a cui i farisei si sottoponevano allo scopo di prevenire le malattie e come l'impurità dei cibi era praticata, cioè, e come l'impurità dei cibi era praticata per prevenire le malattie. Questo rende ancora più grave quanto lo stesso Marco afferma. Con le sue affermazioni, Gesù rende puro ogni cibo. Così facendo, egli non solo dimostra l'assoluta ignoranza e disprezzo nei confronti delle tradizioni del suo paese, ma peggio, esiste in Marco un'ignoranza, una volontà di distruzione di ogni sistema sociale attraverso la negazione delle tradizioni come costruzione di adattamento dei popoli allo specifico ambiente in cui si trovano a vivere e a trasformarsi. L'oggettività per Gesù non esiste in quanto il Dio creatore, suo padre, ha creato esattamente come egli vede, e solo quanto vede, egli vede nella misura in cui vede. Dunque, quanto egli non vede non esiste ed è frutto della malvagità di chi si rifiuta di mettersi acriticamente in ginocchio davanti a lui. Questo è un motivo per cui gli insulti sono una costante del fare di Gesù. In pratica, Gesù non dice, non commenta perché i suoi discepoli non obbediscono alla tradizione, ma insulta la tradizione e quanto di positivo questa ha, perché lui deve costringere le persone a mettersi in ginocchio. Alarico assedia Roma nel 408-409, dal Galla Placida di Lidia Storoni Mazzolari, edizione Burrizzoli. Nell'urbe assediata, non solo il popolino superstizioso e tradizionalista, ma anche i pagani colti sollecitavano riti ufficiali, e cioè celebrati con l'assenso, con la partecipazione delle autorità. Solo dall'impegno di chi rappresentava ufficialmente le comunità emanava quell'influsso vincolante che costringeva gli dèi ad agire, poiché era questa l'essenza dell'antica religione, la sua utilità. Si presentarono in città gli Auruspici e gli Aruspici Etruschi. Dicevano di aver liberato Narni dall'assedio, suscitando un uragano. Gli Etruschi compaiono invariabilmente nella storia di Roma nei momenti di psicosi collettiva. Rappresentavano il passato, una continuità arcana, remote radici, le correnti conservatrici. Fu concesso loro di eseguire riti propiziatori con l'assenso dello stesso Papa Innocenzo I, il quale però volle che le cerimonie si svolgessero in segreto. Tanto valeva, dissero i pagani, non farle. Gli dèi esigono l'omaggio ufficiale delle autorità. Per i cristiani non sarebbe servito a nulla in nessun caso. Erano tentativi inani di stornare dal capo dei romani la giusta collera celeste. Nel febbraio del 409, Onorio emanò una serie di decreti contro magi ed astrologi, ne ordinò l'espulsione dalla città, il rogo dei libri e, in caso di inadempienza, la morte. Forse fu lo stesso Innocenzo a sollecitare l'intervento imperiale, poiché si rendeva conto che dietro le pratiche magiche si cercava di ripristinare il culto degli dèi in forma pubblica e solenne. I romani, intanto, per versare il riscatto chiesto dall'Arico, offrirono non solo gli ex voto preziosi che arricchivano i santuari, ma fusero le stesse statue degli dèi. Quando fu la volta del simulacro della Virtus Romana, andò dissolto il numen, la forza arcana che abitava e magicamente si trasmetteva ai fedeli. Fu allora che quel poco di coraggio che era rimasto nei romani andò in fumo. Questo è tratto dal Galla Placida. Ora, siccome ogni persona ha nel cuore qualcosa, no?
qualcosa che ricorda con dolcezza, con amarezza. Io davanti a questo, quando fu la volta del simulacro della Virtus Romana, andò dissolto il numen, la forza arcana che l'abitava e magicamente si trasmetteva ai fedeli, e fu allora che quel poco di coraggio che era rimasto nei Romani andò in fumo. Io voglio ricordarvi, come ho già ricordato in altre volte, lo stesso discorso che ho fatto per la città che oggi la chiamano San Pietroburgo, che ieri la chiamavano Leningrado. Durante l'assedio tedesco nell'ultima guerra mondiale, Leningrado perse 2 milioni e mezzo di abitanti. 2 milioni e mezzo di persone morirono combattendo ed erano operai, erano donne, erano persone per fermare i tedeschi davanti a quella città. E riuscirono Leningrado, Stalingrado e Mosca, riuscirono a fermare le armate tedesche prima dell'intervento dell'esercito rosso. E quello che ha animato quegli abitanti era lo spirito della città, è il quirino della città. Oggi come oggi, se le armate tedesche arrivassero, o tedesche o di chiunque altro, naziste o meno, arrivassero davanti a San Pietroburgo, gli abitanti acquisterebbero l'eroina, fraternizzerebbero col nemico, non gliene fregherebbe niente di costruire il futuro. Bene, il numen che sta alla base di una città è la forza della città stessa, è il coraggio con cui la città costruisce il proprio futuro. Distruggere quel numen, distruggere quella forza, distruggere quel futuro, significa distruggere le persone che abitano quella città. Ebbene, Leningrado non si chiama più Leningrado, oggi si chiama San Pietroburgo, oggi la gente è messa in ginocchio. Se arrivasse qualsiasi armata nemica o qualsiasi condizione che ne distruggerebbero la città verrebbe normalmente distrutta. Oggi la più grande biblioteca del mondo che ha sede a San Pietroburgo vede i suoi curatori chiedere l'elemosina all'angolo della strada. Questo avveniva un anno fa, un anno e mezzo fa. Ebbene, i curatori chiedono l'elemosina per salvare il salvabile di quella che è la conoscenza umana. I cristiani possono solo spacciare eroina e riempire di eroina le persone di Leningrado, perché questo è ciò che i cristiani sanno fare. E questa è una cosa che io ho nel cuore, e al di là di come può essere letta e interpretata dal punto di vista politico, etico, morale, storico, economico, non me ne frega niente, ma fa parte della magia della vita, cioè fa parte della costruzione del numen, del divino, dell'intera città. Per cui interpretatela come volete, ma quando si distrugge l'anima di una città, si uccide la città stessa. Commento: i farisei, la tradizione in Marco e Alarico assedia Roma. Sottoposto all'assedio di Alarico, il popolo romano si era ricordato della propria tradizione, quella tradizione che nel corso della sua storia aveva cementato la forza di Roma, era quella che nel corso dei secoli aveva cementato la forza dei palestinesi. Rinunciare alla tradizione equivaleva a rinunciare a quei gesti che permettevano di compattare se stessi davanti alle avversità. La tradizione è il contenuto attraverso l'adattamento fra sé e il circostante, è il modo attraverso il quale gli esseri umani si fondono col circostante, ma quando il potere di avere, attraverso i cristiani, doveva imporre la sudditanza al loro Dio attraverso lo sviluppo della miseria e la diffusione della pulsione di morte, ha dovuto distruggere ogni tradizione, in quanto queste erano in grado di fornire scudi per difendersi dalla sottomissione e dalla miseria imposta. Le tradizioni dei popoli dovevano essere sostituite con altre tradizioni, tradizioni che consistevano in autocolpevolizzarsi, supplicare, inginocchiarsi, pregare e, insieme, il loro completamento, colpevolizzare, costringere a supplicare, costringere ad inginocchiarsi, costringere a pregare, per trasformare gli esseri umani in pecore. Nel senso comune e dispregiativo del termine, da portare al macello, c'è sempre un periodo generazionale nel quale il ricordo è ancora vivo, resistendo al tentativo di assoggettamento, pur non riuscendo più a scuotere la forza che permise loro di essere ciò che furono. La Chiesa Cattolica ha provocato sistematicamente Alarico, attraverso Onorio, per costringerlo a venire a prendersi a Roma il compenso per i servigi prestati in base ad accordi sottoscritti e mai onorati. I cristiani non onorano mai i loro accordi. Alarico era ariano, credente
cristiano seguace di Ario, e i cattolici fecero di tutto per impedire che fosse pagato. I cattolici, compreso che la distruzione di Roma da parte di Alarico avrebbe permesso loro di seminare ulteriore miseria, indicando Alarico quale responsabile di questo e assoggettamento, costringendo un numero maggiore di persone a pregare. Il popolo romano ricordava qualche cosa delle loro leggende, ricordava quando il potere che regnava sulla città era equilibrio fra tutti i cittadini, ricordava quando il potere ordinava ma non pretendeva che le persone lo interiorizzassero amando i suoi ordini con tutto il loro cuore, con tutto il loro corpo e con tutta la loro anima. Ricordava quando il potere era equilibrio, quell'equilibrio, anche se criticabile, anche se imperfetto, anche se prepotente, era comunque fuso col circostante e da quel circostante traeva forza e vigore. Ricordava quando gli auguri e gli aruspici erano veramente quanto le leggende indicavano e i loro auspici erano fatti per cercare di capire se il circostante poteva ostacolare l'azione che il popolo romano o il suo governo stavano per intraprendere. Ricordava quando la forza di Roma non era soltanto l'esercito, ma era il principio speranza, fuso in ogni anfratto, in ogni essere animale, in ogni abitante della città. Ricordava quando i sali agivano per lustrare la città, richiamando ogni essere a dare il meglio di sé stesso, non solo per il proprio benessere, ma per il benessere della città. Ricordavano quando il contadino poteva essere magistrato e quando le leggi erano tavole scritte nel foro. Quel ricordo non era più tangibile e fattibile, era un vago ricordo, ma la nostalgia di aver perso la via del proprio divenire era molto forte. Era persa la sostanza di cui la forma era espressione. Pertanto il popolo romano chiedeva di ripristinare le proprie antiche tradizioni. Non sapeva che i cristiani ne avevano ucciso il ricordo e la sostanza e si erano limitati a tramandargli soltanto la forma attraverso la quale denigrava la religiosità antica dei romani, riferendosi ai costumi di imperatori le cui funzioni i cristiani avevano assunto. Inutilmente i patrizi pagani tentavano ancora di ripristinare la tradizione, la loro essenza era andata distrutta. Nonostante questo, il popolo romano giunse a comprendere un'equazione precisa. Era necessario ripristinare i riti nella loro ufficialità, cioè celebrati con la partecipazione e l'assenso delle autorità. Esiste un'autorità che viene delegata per amministrare uno Stato e che si assume la guida per risolvere le contraddizioni che la comunità incontra. Ed esiste un'autorità che possiede la comunità, e la contrapposizione fra il modo di gestire uno Stato attraverso il potere di essere e il potere di avere. Nel primo caso c'è un'assunzione di problemi e del farsi carico della loro risoluzione, finalizzandola al benessere dello Stato. Nel secondo caso c'è l'assoggettamento dello Stato, facendolo funzionare per risolvere i propri problemi. Tutti e due si possono chiamare i poteri che governano. Ma uno, per quanti errori e per quanto fuori di testa siano i suoi membri, può agire in armonia col circostante. Il secondo non solo è estraneo al circostante, ma provoca una reazione del circostante contro di sé. Gli imperatori prima e i cristiani ora avevano distrutto l'armonia nella gestione dello Stato per trasformarlo in roba propria. Usavano lo Stato per soddisfare i propri bisogni e portare a termine i propri fini. Queste autorità non hanno titolo per partecipare ai riti pagani. Queste autorità non sono in grado di armonizzare il proprio fare col percorso di libertà del circostante. Esse sono estranee, e il circostante agisce per tentare di distruggerle, ma esse agiscono ritorcendo l'azione del circostante per costruire miseria. Per questo il circostante decide di non intervenire, aspettando che la sequenza dei mutamenti e dei bisogni ricostruisca una diversa linea di sviluppo dalla quale gli esseri umani possono ripartire per ricostruire un nuovo percorso di libertà. Sono stati necessari oltre 1000 anni, fino all'avvento dei libertini. Ma il principio speranza è duro a morire, e gli esseri umani più deboli sanno di essere gli agnelli sacrificati sull'altare del Dio dei cristiani all'arrivo di Alarico. Anche i patrizi pagani e gli intellettuali colti sanno che dopo un'eventuale distruzione essi non avranno più divenire. Sono costoro che invocano l'ultimo tentativo, il ritorno alle tradizioni, sia pure nella forma. Non possono certo aspettare oltre i 1000 anni di trasformazione necessaria
per incominciare a intraprendere un nuovo cammino di libertà. Quell'influsso vincolante che costringeva gli dèi ad agire, il circostante a mettersi in moto, affiancando gli esseri umani lungo il loro cammino di libertà, si era spezzato quando il comando sociale, dagli imperatori prima e dal cristianesimo poi, si era trasformato, diventando padrone e dominatore degli esseri umani. Ora il Papa e l'imperatore ordinavano, in base all'esercito che disponevano, per costringere gli esseri umani sottoposti per obbedienza. Non c'erano più assemblee pubbliche nelle quali decidere. Nella tradizione di lavarsi le mani c'era molto di più che non presentarsi con le mani pulite a tavola. C'era l'indicazione a tutti i cristiani di distruggere ogni tradizione, in quanto ogni essere umano doveva essere sottomesso ai voleri e ai desideri di Gesù. Distruggere la tradizione significa distruggere il principio speranza. Come avrebbe reagito il popolo romano se avesse saputo che l'arrivo della potenza distruttrice di Alarico era stata provocata dal fare e dal progetto di costruzione della miseria dei cristiani? Sembra lo stesso progetto attraverso il quale i cristiani agirono per distruggere l'Unione Sovietica, per innalzare le loro chiese costruendo miseria nella popolazione e poter disporre di donne da poter prostituire sui mercati occidentali, di bestiame umano al quale vendere eroina e miseria umana da gestire per costringere la società sovietica a far propria la morale cristiana. La costruzione della miseria attuale dell'URSS è frutto dei progetti distruttivi dei cristiani. Quando i farisei chiedono a Gesù: perché i tuoi discepoli non osservano la tradizione degli antichi, ma prendono il cibo con mani impure? La risposta di Gesù che Gesù avrebbe potuto dare è: perché solo distruggendo le vostre tradizioni possiamo trasformarvi in schiavi e farvi funzionare per i nostri scopi. Ma Gesù non poteva rispondere alla domanda. Era vigliacco, come tutti i trafficanti di schiavi, e allora fugge, non risponde, inventa ed accusa. Come i cristiani, con l'arrivo di Alarico, inventarono la punizione mandata da Dio per le colpe dei romani. Ed ecco arrivare a Roma gli aruspici etruschi, o meglio, coloro che si dichiaravano aruspici etruschi, ma che in realtà non avevano nulla di aruspice. Erano oltre 400 anni che forze nere, generate dalla diffusione della pulsione di morte, stavano agendo per trasformare la magia. Per i cristiani la magia era quella operata da Gesù, era il fermati vento, il risorgi Lazzaro, sei guarito, seccati fico, montagna gettati a mare, eccetera eccetera. Non era armonia col circostante, non era espansione dell'individuo o dell'essere nel circostante, non era divenire, ma era possesso del circostante, era piegare il circostante al proprio volere con la forza. E a questo si è piegata anche la forma della magia. Anziché ribadire se stessa, i maghi hanno preferito accondiscendere alla descrizione imposta con la violenza dei cristiani. Ed ecco gli aruspici affermare: abbiamo liberato Narni da un assedio scatenando un uragano. In altre parole, hanno imitato il fare di Gesù nel fermati vento. Come Gesù era padrone del vento, anch'essi rivendicavano la padronanza del cielo e dei suoi elementi. Essi si spacciavano padroni di Giove, in quanto non erano in grado di farsi Giove. Quanta pochezza! Ci sarà chi si spaccia Dio simile, raccogliendone i benefici, predicendo un'eclisse. Siamo noi la tradizione, dicono quegli aruspici. In realtà, essi non erano la tradizione, e anche se probabilmente conoscevano l'esatta sequenza dei riti e della loro esecuzione, mancavano di se stessi. Mancavano di se stessi, della loro estensione nell'esistente, per essere esistente essi stessi. Mancavano cioè della condizione essenziale perché la magia sia tale, se stessi. Così, mancando l'efficacia dell'esecuzione della forma nel cacciare Alarico, essi confermavano ai cristiani come le tradizioni degli antichi erano inutili e questi potevano operare più facilmente nella loro distruzione. Se Gesù evita di rispondere alla domanda posta dai farisei per vigliaccheria, quegli aruspici per avidità aiutano i cristiani a distruggere il ricordo delle tradizioni. Il circostante è immanente rispetto agli esseri umani e questi pescano da quest'immanente ogni qualvolta le tensioni dell'esistenza li costringono ad affrontare sfide di cui ne avrebbero volentieri fatto a meno. Gli etruschi stanno ad indicare la continuità del divenire, come il circostante si è trasformato per fondare e costruire il futuro attraverso gli etruschi, i sabini, i sanniti, gli oschi, i veneti, eccetera.
passando ai Romani, così oggi di quello che è rimasto del paganesimo romano, greco, cretese, egiziano, eccetera, si pesca per fondare il futuro, ma non è proponibile il trasferimento del passato, in quanto le trasformazioni del divenire hanno trasformato l'oggettività in cui la percezione umana descrisse quel passato. Dal passato si possono trarre nomi e forma, ma la numenia del circostante e l'elemento della sua percezione con cui relazionarsi è individualmente soggettivo. I cristiani non si fecero sfuggire a questa occasione, consentendo agli aruspici di celebrare i loro riti, purché fatti in segreto. Innocenzo I aveva paura dei riti pagani, esattamente come Gesù aveva paura a rispondere alle domande che i farisei gli rivolgevano. Se i riti avessero sortito un qualche effetto, e Innocenzo I, in quanto cristiano, era superstizioso, poteva sempre affermare che quei riti non erano mai avvenuti e appropriarsi del risultato addebitandolo alla grande fede e alle preghiere dei romani che avevano fermato l'invasore. Se non sortiva nessun effetto, poteva condannare gli aruspici sbandierando e radicalizzando la sua versione per la tradizione in quanto inutile. Ogni religione ha bisogno del rito pubblico attraverso il quale manipolare l'attenzione dei presenti e dell'oggetto cui i riti si riferiscono per ottenere il risultato prefisso. I cristiani manipolano l'attenzione per sottomettere, ma si può manipolare anche per liberare. Il rito pubblico, fatto segretamente, è come se non avvenisse. Ha valore solo per chi lo esegue. Per i cristiani gli aruspici tentavano di allontanare dai romani la giusta collera divina, la stessa collera che Gesù vuole far scendere sui farisei quando, invocando Isaia, afferma: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Essi mi rendono un culto vano, insegnando dottrine che sono precetti umani». La collera di Gesù, la collera di Dio, la collera della Chiesa Cattolica che non è riuscita a convertire che un'infinitesima parte di quanti avrebbe voluto e incontra fortissima resistenza da parte di chi non vuole essere sottomesso e segue le proprie tradizioni. Innocenzo I sollecitò l'intervento dell'imperatore. La sua fede era impotente ad assoggettare il principio speranza degli esseri umani. La sua fede era vuota. Di questa vuotezza Innocenzo I aveva paura. Per questo sollecitò l'intervento dell'imperatore Onorio per emanare dei decreti che proibissero l'attività dei maghi e astrologi, cacciandoli dalla città, bruciando i libri. Pratica costante e sistematica della Chiesa cristiana, continuata fino ai giorni nostri. Vedi la distruzione dei libri di Reich, l'allontanamento dalle librerie americane di Baum e il terrorismo praticato dai cristiani contro l'insegnamento dell'evoluzione nelle scuole, fino alla condanna a morte. Questa è la salvezza che pratica Gesù. O credi in me, o ti sottometti, o ti faccio ammazzare dai miei sgherri. Non esiste definizione diversa riferita a chi è uso obbedir tacendo. Tu trascuri il comandamento di Dio e io ti faccio ammazzare. Dice che il comandamento di Dio fa schifo e ti faccio ammazzare. Tu devi amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo corpo, con tutta la tua anima. Devi sottometterti e ringraziarlo per le punizioni che Lui ti manda. Perché le punizioni, dicono i cristiani, te le manda Lui, mica noi che ti rubiamo il pane dalle mani. Innocenzo I si rendeva conto che le pratiche di magia e di astrologia, per quanto imperfette e attualmente prive di effetto, avrebbero potuto dischiudere a qualcuno la via della conoscenza e della consapevolezza, cogliendo dall'albero della vita eterna. Le pratiche di magia e astrologia introducevano una variabile alla quale i cittadini avrebbero potuto rivolgersi qualora si fossero stancati della pratica della preghiera e della sottomissione. Onore il padre e la madre, detto da Gesù, non è posto come un atto d'amore o di trasporto nei confronti di chi ha favorito il proprio divenire, ma è posto come un atto giuridico di imperio, il cui scopo è quello di assoggettare lo sviluppo dell'individuo a delle incombenze atte ad impedirgli di sviluppare il proprio divenire. Gesù impone un precetto umano spacciandolo per divino, tant'è che la punizione per le sue violazioni non è la gaenna, ma è la condanna a morte, esattamente come Innocenzo I voleva liberarsi di maghi e astrologi. Costruire una tradizione da sovrapporre alla tradizione precedente, non per ampliare il divenire umano, ma per ampliare la propria capacità coercitiva sugli esseri umani. Questo è l'insegnamento di Gesù. Questo è il fare di Innocenzo I. L'arrivo di Allarico e la richiesta di riscatto
consentono ad Innocenzo I e ai cristiani di distruggere definitivamente i resti della tradizione. Oggi sono quelli morali, alla prossima discesa di Alarico saranno anche quelli fisici. Per pagare il riscatto richiesto da Alarico, i romani fusero le statue degli dei, fusero quanto rimaneva della tradizione, fusero il loro divenuto. In quel momento la tradizione antica cessava di modificarsi, e forse un bene, in quanto la direzione che gli imperatori romani gli avevano imposta andava verso lo sviluppo della pulsione di morte, ma fu la distruzione del principio speranza del popolo romano. Quando fu fusa la statua della Virtus Romana, fu spezzato il legame del popolo romano col suo Quirino, con la forza in sé di Roma. La dignità della città era stata distrutta. Innocenzo I era soddisfatto. Ai romani ormai non restava altro che mettersi in ginocchio. Ora Innocenzo I poteva soddisfatto apostrofare i romani dicendo loro: non vi è niente fuori dall'uomo che entrando in lui lo contamini. La pulsione di morte, grazie alle fobie che Gesù imponeva agli esseri umani, non vengono naturalmente prese in considerazione, ma ciò che esce dall'uomo che contamina l'uomo. E per rendere più semplice la comprensione, Innocenzo I dimostra questo: condanna a morte chi osa pensare, parlare ed agire in modo diverso. Certo, dice Innocenzo I, mentre uccide il malcapitato, quello che tu hai detto ti ha portato a morire. Visto che Gesù aveva ragione, chi ha orecchie per intendere, intenda. Ed ecco Marco descrivere ciò che uscendo dall'uomo lo contamina, condannandolo a morte: i cattivi pensieri. Se qualcuno pensava che Gesù era un mentecato, veniva condannato a morte. La dissolutezza. Se non ti metti in ginocchio ogni volta che la Chiesa cristiana ti chiede di metterti in ginocchio, se non usi il sesso solo e per quanto la Chiesa cristiana ti chiede di usare il sesso, se non dai l'ultimo denaro che ti è rimasto dalla Chiesa cristiana, vieni condannato a morte. Ladrocini. Se hai fame e vai a rubare a un cristiano, vieni condannato a morte. Se lo fai in massa, ti mitraglia la polizia cristiana. Vedi gli eccessi della polizia cristiana brasiliana nella seconda metà dell'aprile del 1996. Assassini. Se non accetti passivamente le atrocità cristiane e cerchi di salvarti la vita e il futuro, diventi un assassino. Questa malvagità esce da te, non dal fare dell'oggettività. Devi subire le violenze dei cristiani, altrimenti vieni condannato a morte. Adulteri. Devi procreare per dare figli a Dio. Qualsiasi altra forma di uso del sesso viene condannata a morte. Questo per impedire che il male che esce da te si propaghi. Andiamo avanti. Cupidigia. Il male che esce da te ti induce a desiderare il benessere. Questo ti danneggia, perché impedisce a Dio, attraverso il tuo stato miserevole, di mettere alla prova la tua fede. Se vuoi impedirci di sottrarti il pane, dicono i cristiani, è la tua cupidigia, e per questo motivo devi essere condannato a morte. Frode. Se non ti sottometti alla Chiesa cristiana con tutto il tuo corpo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, tu vuoi frodare la Chiesa cristiana, e per questo devi essere condannato a morte. Non puoi fingere di essere un buon cristiano, devi, in ogni momento della tua esistenza, provarcelo attraverso la tua incondizionata sottomissione. In caso contrario, devi essere condannato a morte. Impudicizia. Devi nascondere quello che sei. Non devi usarti mostrarti per quello che sei, ma per come noi descriviamo tu sia. Copriti, nasconditi, non mostrarti, lascia che noi, dicono i cristiani, gestiamo la tua immagine al fine di distruggere la tua numenia, altrimenti devi essere condannato a morte. Ne sanno qualcosa i popoli africani, sudamericani e polinesiani, che hanno dovuto subire angherie a non finire da parte dei missionari cristiani. Invidia. Non devi essere ostile a chi occupa posizioni sociali migliori della tua. E Dio, nella sua infinita saggezza, ti ha chiamato i più meritevoli attraverso la Chiesa Cattolica. Se tu invidi i privilegi spettanti a loro, data la loro posizione sociale, è il male che esce da te. E per questo la Santa Chiesa Cattolica ti condanna a morte. Diffamazione. Non devi parlare male, né criticare i servi di Dio. È il male che esce da te, e questo ti danneggia in quanto tu diffami la Santa Chiesa, sposa di Gesù, e per questo sarai condannato a morte, ma non nell'altra vita, ora, subito, adesso.
Orgoglio, devi essere umile e prostrarti, perché solo così vuole il bene che hai dentro. Il tuo sguardo deve rimanere basso davanti alla potenza di Dio e alla Chiesa Cattolica. Devi recitare con partecipazione ed enfasi il mea culpa. Non devi essere orgoglioso di ciò che sei, di essere diventato ciò che sei. Te l'ha permesso Dio, umiliati, altrimenti sarai condannato a morte. Vedi Vanini e compagni. Stoltezza. Ti avevamo avvertito di essere obbediente, ti avevamo avvertito di essere sottomesso, povero stolto. Non hai voluto intendere ed ora sarai bruciato. Gli uomini contaminati vengono purificati con le sale di tortura, le galere, i roghi e le varie forme di persecuzione messe in atto dalle chiese cristiane. D'altronde, Gesù parlava contro i farisei, non ha mai detto che i cristiani non devono usare queste armi per poter diffondere il regno di Dio. Anzi, proprio per non aver descritto nessun esempio di come deve essere il cristiano nei confronti di questa serie di aggettivi, e proprio per il fatto dell'identificazione della Chiesa cristiana con Gesù, questi aggettivi appartengono al fare della Chiesa cristiana cattolica, la quale non ha mai sbagliato né sbaglierà mai. Questo è un dogma. Per seminare la pulsione di morte, la Chiesa Cattolica userà la dissolutezza. Vedi le recenti inchieste sulla diffusione, la diffusa pratica della pederastia del clero, e nei tempi più antichi era peggio. Userà il ladrocinio, si approprierà delle decime. Userà l'assassinio, i massacrati sui roghi ne sanno qualche cosa. Userà l'adulterio, la donna era un oggetto senza anima. Userà la cupidigia, vedi l'accumulo delle ricchezze da parte... per apparire magnificente. Userà la frode, vedi le menzogne sulla risurrezione della morte. Ciao. Userà la pudicizia, vedi l'abolizione di tutte le norme giuridiche finalizzate alla mortificazione della carne. Userà l'invidia, vedi il disprezzo col quale i cristiani definiranno le popolazioni indigene dei vari continenti ed ogni tradizione, e della violenza che usavano per distruggere la libertà. Userà la diffamazione, la menzogna, i cristiani la chiamano diplomazia o essere furbi. Useranno la stoltezza per costringere gli esseri umani a sottomettersi rinunciando al loro futuro e a quello dei loro figli. Questo è l'insegnamento di Gesù che la Chiesa Cattolica ha praticato dalla sua nascita ad oggi. Pochi anni prima di questi eventi, un vecchio senatore romano pagano, Simmaco, supplicava in questo modo gli imperatori cristiani. «Mi sembra, diceva questo nobile romano, che Roma sia davanti a voi e vi parli così. Eccellentissimi principi, padri della patria, abbiate rispetto per l'età che la santa religione mi ha permesso di raggiungere». Mi sia concesso di seguire il culto dei padri, non avrete da rammaricarvene, lasciatemi vivere a modo mio, poiché io sono libera. Questo culto ha sottomesso il mondo alle mie leggi, questi misteri hanno ricacciato Annibale dalle mura e i Galli Senoni dal Campidoglio, e dovrei essere sopravvissuta perché ora, nella mia vecchiaia, mi fosse indicata la buona strada? Ciò sarebbe un ammaestramento troppo oltraggioso per la mia veneranda età. Da Storia di Roma di Gregorio Ovius. Ancora Simmaco, chiediamo pace per gli dei della patria, per le nostre divinità tutelari. È doveroso riconoscere che tutti i culti hanno un unico fondamento, non quello cristiano né quello delle religioni rivelate. Tutti contempliamo le stesse stelle, un solo cielo ci è comune, un solo universo ci circonda. Che importa se ognuno cerca la verità a suo senno? Non si può seguire un'unica strada per raggiungere un mistero così grande, ma per soggiogare gli esseri umani sì, aggiungo io. Ma questa è una discussione che richiederebbe tempo e calma, e noi non siamo qui per fare una disputa, ma per presentare una supplica. Da Operazione Storica di Bernardi e Guaracino. All'orgoglio di libertà di Roma attraverso Simmaco, che probabilmente non giungerà mai all'imperatore, risponde Ambrogio. Ma come Gesù di Nazareth non aveva il coraggio di rispondere alle domande dei farisei ed era costretto ad inveire, così Ambrogio usa la sua menzogna e la sua stoltezza per soffocare la libertà. Fra l'altro, così scrive Ambrogio,
La gente di campagna ormai non si sfama più di radici divelte, né si accontenta più di bacche selvatiche, non ruba più il cibo ai rovi, ma rallegrandosi del buon esito dei lavori ammira anch'essa i propri raccolti e, saziando un lungo desiderio, ha potuto soddisfare il proprio digiuno. La terra ci ha restituito ad usura i suoi frutti. Chi dunque è così poco pratico delle cose umane da stupirsi delle alterne vicende degli anni? Dunque, non si può più dire che quell'annata sia stata grama per sacrilegio, né che questa sia rifiorita per i frutti della fede. Distrutta la tensione verso libertà, distrutta la relazione fra gli esseri umani e il loro circostante, distrutta la conoscenza, come restano, non restano che le pestilenze che avanzano, e i cicli con l'avvento del cristianesimo si fanno molto frequenti, e i contadini del 405 devono difendere i propri raccolti e il proprio principio speranza dalla ferocia di Vigilio, che nel tentativo di sottometterli tenta di distruggere la statua di Saturno in Valle Rendena. Mentre Ambrogio nasconde la verità, Gesù, quando, scusate, mentre Ambrogio nasconde la verità, quando si distruggono le tradizioni, Gesù, quando si distruggono le tradizioni, si distrugge la conoscenza, si distrugge la tensione verso il futuro, una tensione di cui i cristiani hanno paura. Ambrogio, usa la menzogna per nascondere quanto ruba, il divenire. Usa la menzogna, Ambrogio, per nascondere il suo progetto, fondando, rendendo endemica la disperazione umana. I cristiani stavano preparando quanto nell'ultima storia del terrore cristiano si affermava. Lasciate ogni speranza voi che entrate, mentre il mondo si avviava a subire il terrore cristiano. In questa vicenda non possiamo sottrarci alla visione di Conso. Quando viene rubato il principio speranza, il circostante si fa conso, racchiude in sé la conoscenza e la consapevolezza, racchiude in sé i semi del divenire e della rinascita e sprofonda nell'oscurità del circostante, nell'oscurità di Tellus, nella luce abbagliante del sole, nelle acque profonde di Nettuno, nel groviglio di Silvano. Da là, Conso attende la pioggia ristoratrice, attende lo straripamento del Nilo, attende la nuova primavera. Quando giunge la primavera, Conso dischiude il suo cuore e i suoi semi tornano a germogliare. Le piante sono quelle di prima, ma le piante non sono quelle di prima. La forma è uguale, la numenia è diversa. Bene. Io ho commentato il passo di Marco dei farisei e la tradizione in relazione alla distruzione di Roma. Le cose non saranno molto diverse. Ogni volta che il cristianesimo avanzerà, per distruggere una civiltà pagana, per distruggere qualche nemico, per distruggere l'ateismo, per distruggere qualunque cosa, per impossessarsi degli esseri umani, perché il suo fine vero, il suo fine reale, il suo fine ultimo è l'impossessarsi degli esseri umani, userà sempre gli stessi mezzi, userà sempre le stesse tecniche. Nulla cambierà. Bene, io qui ho finito di leggere il pezzo di Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Ricordo che il numero di telefono di Radio Gamma è 049 700 700. Che cos'è il crogiolo dello stregone? Intanto il crogiolo è lo stregone stesso, cioè è la persona umana, cioè la persona la quale mescola gli elementi al suo interno per costruire se stessa, per riaffermare la propria dignità come persona e il proprio modo di affrontare la vita. Quando abbiamo presentato il crogiolo dello stregone, abbiamo detto che esiste un bastone con cui mescolare all'interno del crogiolo. Il bastone è formato da tre elementi fondamentali: la sospensione del giudizio, lo scetticismo e la sospensione del dialogo interno. Questi tre elementi formano il bastone dello stregone. Perché? Perché rappresentano l'atteggiamento che deve assumere l'apprendista stregone per mescolare nel proprio crogiolo. Dopodiché, in quel crogiolo viene messo il giudizio di necessità, viene messa l'attenzione, viene messo l'intento, viene messo il sapere. Abbiamo trattato in particolar modo chiedersi il perché delle cose, abbiamo messo la follia controllata. Abbiamo messo ascoltare il mondo attorno a noi, abbiamo messo il toglierci dal centro del mondo, abbiamo messo l'agguato, abbiamo messo vivere con volontà e determinazione
cioè vivere per sfida, abbiamo messo la meditazione, contemplazione, preghiera, abbiamo messo le correnti vegetative, abbiamo messo il sognare, abbiamo messo chiamare le cose col loro vero nome e abbiamo messo il palpare il mondo. Cioè, tutti questi elementi messi all'interno della persona, messi all'interno del crogiolo e mescolati attraverso la sospensione del giudizio, il scetticismo, la sospensione del dialogo interno, formano l'essere umano, formano l'apprendista stregone che, mescolando, percorre il proprio sentiero di libertà. Dopodiché, dopo questo lavoro, abbiamo presentato una lettura di alcuni piccoli pagani. Cioè, in pratica, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'operazione di questo tipo. Abbiamo preso alcuni piccoli pagani, li abbiamo commentati nelle loro visioni, nelle loro figure, e abbiamo, con queste visioni, con queste figure, abbiamo identificato alcuni elementi coscienti del mondo che ci circonda. Cioè, il mondo che ci circonda è esattamente come noi, ha coscienza, ha determinazioni, ha volontà e ha tensione di dilatazione. Per cui anche il mondo che ci circonda è formato da coscienze che sono a loro volta dei crogioli, che mescolano i loro crogioli, che fondono il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Stabilito questo, affermato questo, cioè che il Dio non è il Dio davanti al quale ci si mette in ginocchio, ma è una tensione, è un divino col quale noi entriamo in relazione, cominciamo a elaborare un altro aspetto del crogiolo dello stregone, cioè prendiamo il crogiolo dello stregone e lo mettiamo nei quattro canti del mondo. Abbiamo detto che l'essere umano è formato da ragione e volontà, chiamiamolo in questo nome, superio o io psichistico. In entrambi, sia nel superio che nello psichistico, nella ragione, nella volontà, nella descrizione o nella numenia, come si vuole chiamarli, noi possiamo costruire il nostro divenire nell'eternità dei mutamenti. Cioè, io nella ragione, cioè chiamando le cose col loro nome, ampliando la ragione, ragionando, agendo in funzione della ragione, posso costruire un cammino di libertà, sospendendo il giudizio. Lo posso fare anche nell'ambito della magia, cioè lo faccio, posso fare anche nell'ambito della percezione. E quando io affronto, comunque, in ogni caso, il mondo che mi circonda, ho due aspetti fondamentali. Ho l'aspetto fisico, l'aspetto della materia e l'aspetto dell'energia, cioè l'aspetto della ragione e l'aspetto della consapevolezza. Queste due cose sono due canti del mondo, ma anche l'oggetto con cui io mi relaziono, cioè col quale io vado incontro, ha anche lui ragione e consapevolezza, magia e materia, superio e io psichistico. E il mio crogiolo viene messo dentro il suo o viceversa, per cui gli elementi del suo crogiolo entrano nel mio crogiolo, gli elementi del mio crogiolo entrano nel suo crogiolo. Dunque, quando due crogioli vengono in contatto, noi abbiamo l'esplosione dei quattro canti del mondo. Chiaramente i suoi due canti, cioè i canti dell'oggetto con cui vado in relazione, appartengono all'oggetto con cui mi relaziono, cioè sono suoi, cioè appartengono alle sue determinazioni, al suo divenuto, alla sua costruzione. Gli elementi del mio crogiolo, i miei due canti del mondo, appartengono alla mia relazione, appartengono al mio divenuto, appartengono a come io li ho mescolati. Bene. Questi due crogioli, venendo in contatto, prendono il loro contenuto e lo riversano nell'altro crogiolo. Cioè, in pratica, il contenuto del mio crogiolo entra nel crogiolo dell'oggetto con cui mi sono incontrato. Il crogiolo dell'oggetto con cui mi sono incontrato entra nel mio crogiolo. Facciamo un esempio. Se io mi relaziono con un albero, il crogiolo dell'albero entra nel mio crogiolo, il mio crogiolo entra nel crogiolo dell'albero. Chiaramente, quando io e l'albero ci stacchiamo, ognuno si riprende le sue cose, ognuno si riprende il proprio crogiolo, però gli elementi del crogiolo vengono modificati dalla relazione. Per cui, se io, come apprendista stregone, penso all'albero solo come materia, perché in fondo il mio divenire è solo nella ragione, la mia relazione con l'albero sarà una relazione di forma. Se io invece, quando entro in relazione con l'albero, vengo in relazione con la coscienza, con la consapevolezza dell'albero, arricchisco anche la mia conoscenza, la mia consapevolezza in relazione a quanto l'albero mi dà. Allora, il mio crogiolo e quello dell'albero si fondono insieme e insieme siamo nei quattro canti del mondo. Questo vale per qualsiasi oggetto, vale per il pianeta Terra, per il Sole, per qualsiasi cosa.
L'importante è avere un crogiolo e saperlo mescolare. Questa è l'unica cosa importante. Oltre a questo, per cui vedremo tutti gli elementi in relazione ai quattro canti del mondo, cioè a un'oggettività diversa, un oggetto diverso da quello che noi siamo. E questa sarà l'operazione che facciamo seguendo il crogiolo dello stregone. Nel frattempo è successo che ho avuto dei chiarimenti con delle persone le quali mi hanno fatto capire che io parlo molto del crogiolo, cioè parlo molto del male, riferito al potere, riferito allo Stato, alla religione cattolica, alle gerarchie, ma parlo molto poco del male riferito alle singole persone, cioè al divenire, al fare quotidiano delle singole persone. E allora ho avuto una specie di illuminazione che mi ha portato a costruire anche il crogiolo del male, cioè a determinare alcuni elementi che sono parte del crogiolo del male. Allora ho preso gli elementi del crogiolo dello stregone e li sto interpretando e sto vedendo dal punto di vista del crogiolo del male, cioè perché le persone vengono messe in ginocchio, perché alle persone viene distrutto il loro divenire. E questo è il lavoro che stiamo facendo nella costruzione del crogiolo del male. Oggi doveva esserci la terza parte della definizione degli elementi dell'oggettività in cui il crogiolo del male viene costruito, non abbiamo potuto farlo perché abbiamo dovuto parlare della conferenza. Naturalmente cosa succede? Succede che il cammino dell'apprendista stregone è un cammino soggettivo, è un cammino individuale, cioè una ricerca soggettiva di libertà. Quando invece il crogiolo stregone entra nei quattro canti del mondo, l'apprendista stregone impara il paganesimo, cioè impara la relazione fra sé e il mondo che lo circonda, al di là di come lo chiama. E l'unica possibilità che ha l'apprendista stregone per costruire il proprio cammino di libertà è proprio quello di diventare un pagano, cioè di prendere il proprio crogiolo e di fonderlo con quello del mondo che ci circonda. Ed è quello che faremo. Vediamo un attimino ad alcuni elementi della conferenza. Vorrei ricordarvi, visto che ormai non sta telefonando nessuno, vorrei ricordarvi che la conferenza che si è tenuta a Treviso ha toccato vari punti, cioè ha tentato di esprimere in concetti sintetici quelli che sono gli elementi fondamentali, gli elementi portanti del paganesimo, della magia e della stregoneria. Partendo dal presupposto che esistono soltanto due momenti di magia, cioè due momenti che possono essere definiti in realtà magia, cioè la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico, la stregoneria e il paganesimo sono l'arte, sono il modo con cui coprire questa distanza, cioè praticamente costruire se stessi e costruire le relazioni fra se stessi e il mondo circostante. Questa conferenza abbiamo trattato la creazione nel paganesimo politeista e abbiamo definito gli oggetti della creazione all'interno del paganesimo politeista. Abbiamo trattato la diversità, i concetti della vita e della morte, in contrapposizione ai concetti della vita e della morte riferiti al cristianesimo, cioè per il cristianesimo esiste la morte, per esempio, la morte del corpo fisico, la morte come fine di tutto, come promessa di resurrezione che continua dopo. Nel paganesimo politeista e nella stregoneria non esiste in realtà il concetto di morte, cioè anche se io uso il termine morte, in realtà il concetto non esiste. Esiste il concetto di nascita perché esiste un processo di trasformazione continua, per cui nasce il feto, nasce il fanciullo, nasce o la fanciulla, nasce l'essere umano adulto, nasce l'essere luminoso. La fine di tutto, la fine di questo processo, invece, l'abbiamo soltanto nel cristianesimo, perché è il cristianesimo che mette in ginocchio gli esseri umani. Poi abbiamo parlato del concetto di divino come negazione del Dio cristiano, cioè nel senso che se tutto il mondo che mi circonda è un mondo divino, è un mondo cosciente e consapevole di se stesso, chiaramente non esiste nessuna coscienza che abbia costruito questo essere cosciente. Questo essere cosciente si trasforma e si migliora in continuazione, dunque non c'è una perfezione cui giungere,
ma c'è un cammino, cioè non c'è una perfezione che crea, che costruisce, ma c'è un cammino che va verso la perfezione, che va verso la trasformazione. E poi questa trasformazione si chiama perfezione, questo è un altro discorso. Abbiamo trattato sempre in questa conferenza il concetto di essere assolutamente necessario, che è un concetto preso dalla filosofia kantiana, nel senso che non sta all'inizio come atto creatore dell'universo, ma sta piuttosto alla fine, cioè sta come risultato finale di tutte le trasformazioni degli esseri. Qualunque essere, vale per l'elefante, per la pulce, per il virus, per il batterio. Qualunque essere si trasforma in continuazione, si sviluppa in continuazione. Abbiamo parlato dell'orrore della concezione religiosa cattolica cristiana. Ciao. Oh, beh. Io dite, quando che uno te cosa su, ti si sono una buona strada, quando che uno non ti puoi vedere, noi ti odia, ti si sono una buona strada. Se tutti quanti tagliano, ti si sono strada giusta. Guarda che mi non mi piace, mi ha su molto, molti nemici, molto onore, mi non sono molto d'accordo. No, capisci cosa voglio Sì, dire. Tieni, vabbè, lo quando c'è tutti capiamo. quanti tagliano, ti non ti fa niente, quando che c'è qualcuno Che mi dà addosso, che era, vuol dire che ti si sono strada. infatti caga, più oggi non mi ha dato addosso nessuno. Ciao, Claudio, bello, è importante. Vado via, Claudio, Se vedremo. ti disturbo, se vedremo domani sera. Sì, vieni in assemblea, Vincere, sì, beh, per ma forza, vengo, sì. riapro, non fa niente. Figurati, non sono mai Ciao, mancato. Bruni, buona trasmissione, Ciao, avanti. buona serata. Ciao, Grazie, grazie. adesso pure detto, Sì. grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Scusa Claudio, sento. Ciao, ci vediamo. Va bene. Vabbè, il diversivo va sempre bene. Abbiamo parlato come i cristiani mettono in ginocchio gli esseri umani più deboli, mettono in ginocchio un po' tutti, però non possono mettere in ginocchio il mondo che ci circonda. Cioè il mondo che ci circonda è consapevole di se stesso, ma è irraggiungibile per un cristiano. Cioè, un cristiano può arrivare al mondo che ci circonda solo come forma, solo come materia, non può percepire la magia o la consapevolezza delle coscienze che ci circondano. Per lui esiste una vera e propria serra cinese, una vera e propria barriera che lo isola da tutto questo. È una costruzione che ha l'individuo, cioè egli pensa di essere creato ad immagine e somiglianza di Dio e pensa che di essere la perfezione di tutto ciò che esiste. Facciamo un esempio. L'uomo non è cambiato molto da 8.000 anni fa a questa parte, è praticamente sempre lo stesso. Come si può dire che l'uomo 8.000 anni fa non fosse esattamente come oggi? È chiaro che è un modo di vedere le cose dietro come stanno da adesso, cioè come io sono adesso, penso, immagino più che pensare come saranno state 8.000 anni fa. Però è un immaginare, non è un percepire, non è un essere 8.000 anni fa. È un immaginare, e questo è una specie di barriera che si cala sugli occhi delle persone. Abbiamo parlato come i riti in stregoneria siano un mezzo per costruire la libertà. La stregoneria è l'arte attraverso la quale il singolo essere umano costringe se stesso a sottrarsi dalla posizione in ginocchio in cui i cristiani lo costringono. Come? Mi dice qualcuno, ma gli stregoni, i bantù, i sciamani, tutto il resto, non fanno questo, no, fanno esattamente questo, nel senso che dilatano la loro percezione. Purtroppo, imparare a dilatare la propria percezione senza ricorrere a scorciatoie è la cosa più difficile che esista. Il nostro corpo produce parecchie sostanze anche psicotrope, tipo simil marijuane, simil LSD, simil mescaline. Però qualcuno ritiene che sia più facile, che sia più comodo assorbire mescaline, marijuane, LSD. In realtà è una cazzata immane, cioè è veramente una porcheria. Perché se io le produco col corpo queste sostanze, le produco perché io sforzo i miei centri produttori a ottenere un certo risultato. In pratica, l'opera di stregoneria non sta nel produrre al corpo queste sostanze, ma sta nello sforzo che noi facciamo che dopo alla fine va a produrre queste sostanze. In pratica, la stregoneria consiste nella disciplina soggettiva che noi ci diamo
nell'affrontare quei fenomeni e quelle situazioni che la produzione di queste sostanze all'interno del corpo ci provoca. Cioè, facciamo un esempio: se una persona si fa di LSD può benissimo pensare di volare, cioè pensare di avere tutta una serie di sensazioni per cui non ha più controllo sulle sensazioni e fa un sacco di porcherie. Se una persona produce la simile LSD dal corpo, lo sforzo che fa per arrivare ad ottenere il risultato la disciplinerà al punto tale che non farà più quelle cazzate. Perché? Perché avrà il controllo esatto qual è il momento in cui lei sta parlando, mangiando, cioè sta usando il mondo della descrizione, e il momento in cui che sta vivendo attraverso la percezione alterata prodotta anche da quelle sostanze. Per cui la vera arte della stregoneria non sta nei fenomeni, nelle allucinazioni, nelle visioni. L'arte della stregoneria sta nel disciplinare se stessi. E questo è molto è il vero nocciolo della questione. Bene, sono arrivati i miei colleghi. Io ho tirato un sospiro di sollievo, mi hanno detto calmo, calmo, vai pure avanti. Beh, veramente sto anche perdendo la voce fra un po', per cui ho solo qualche secondo. Infine abbiamo parlato del paganesimo politeista come religione, abbiamo elencato quelli che sono dei principi che non ci possono essere ritorti contro. Cioè, se io dico che esistono tanti paganesimi quanti sono gli esseri umani, ma percorrono un solo fiume di mutamenti attraverso i quali diventare eterni, il primo imbecille che si prova a dirmi questa è la verità pagana si prende uno schiaffo sui denti. È chiaro questo? Cioè, se io stabilisco un dogma di libertà, nessun dogma di verità può intervenire sopra un dogma di libertà. Per cui cos'è che abbiamo fatto noi come operazione? Abbiamo costruito tutti quei principi di libertà, o abbiamo provato a costruire tutti quei principi, noi ci stiamo provando, perché chiaramente non è che abbiamo testa per fare sufficienti cose, tutti quei dogmi di libertà affinché nessun dogma di verità possa essere imposto, affinché nessun essere possa essere messo in ginocchio. Abbiamo parlato del paganesimo politeista come religione. Questo è stato quello che abbiamo fatto alla conferenza di Treviso. Dopodiché c'è stata la discussione, che secondo me è stata interessantissima, nel senso che mi ha permesso di sviluppare parecchi concetti e parecchi pensieri. E vabbè, niente, ringrazio tutti quanti, io adesso sto per chiudere la trasmissione, volevo ringraziare tutti quelli che sono venuti alla conferenza di Treviso, voglio ringraziare tutti quelli che, hanno preso contatti, vogliono libri, vogliono sapere, devo ringraziare tutti perché questo, perché li ringrazio, perché ogni volta che io riesco ad aprire una breccia, a costruire un interesse, io divento sempre più forte. Vediamo un attimino, visto che i ragazzi sono di là, non fanno nessuna cena, vedo di qua, un'altra cosa. Quando io ho detto in conferenza, a proposito del paganesimo politeista come religione, io ti do, in quanto l'aumento della tua forza, del tuo sapere, del tuo fare, aumenta la mia forza, il mio sapere e il mio fare, questo significa che ogni volta che ognuno di voi sta pensando, sta agendo, in base a quello che io sto dicendo, cioè ritiene che quello che io sto dicendo siano respiri di libertà, io divento sempre più forte. Perché questo è il mio cammino di stregoneria. Cioè, io sono un apprendista stregone e facendo questo, cioè diffondendo il pensiero, scannandomi, modificando il mio pensiero, perché chiaramente entro in relazione con altre persone, i crogioli si fondono, per cui modifico continuamente la mia percezione, io divento sempre più forte. Per cui non pensate che io faccia una cosa di proselitismo o una cosa per diffondere. Cioè, io ogni volta che faccio quello che sto facendo divento sempre più forte. Pronto? Pronto, ciao, perché sarà la trasmissione, comunque te parlo. Mi sono celtico. Sentito? Ciao, beh. Sono in trasmissione? Sì. Ecco, mi sono celtico, guarda, tu vuoi fare l'apprendista stregone, se vuoi stregone in qualche monte, no, ti faccio vedere la mia stregoneria. Va bene, saluto.
Va bene? Ok, ciao. Buon. Va bene, abbiamo anche queste cose. Per cui ricordatevi questo, cioè, io le cose le faccio per me stesso e le faccio perché il pensiero possa scorrere. So benissimo che non posso convertire nessuno, io non posso portare nessuno di voi a pensare in maniera diversa, però posso essere un punto di indicazione affinché delle persone che hanno sempre pensato, che vogliono pensare, che trovano qualcosa che li può interessare, possono coltivare se stesse. Questo è il mio obiettivo. Bene, ringrazio comunque tutti.